Buonasera a tutti, sono Claudia Sereni, sono l'assessora alla cultura nel comune di Scandicci, quindi sono qui innanzitutto per ringraziarvi, per darvi il benvenuto nel nostro pomario, sotto la grande quercia che ci protegge e abita questo luogo che per quest'estate è diventata la casa della cultura. Scandicese, ma non solo, perché abbiamo costruito con grande pazienza e con grande anche coraggio un programma estivo che si apre a tutta la città metropolitana e che al suo interno trova spazio per il teatro, la danza, per tantissime attività che gli artisti che hanno partecipato alla nostra iniziativa hanno proposto con grandissimo, veramente con grande generosità. Così dentro questo programma così ricco e particolare abbiamo trovato posto e si è proprio collocato in una maniera anche molto, molto spontanea, grazie a una serie di incontri, eccetera, anche questo programma. Abbiamo visto in queste serate di spettacolo abbiamo visto l'emozione degli artisti che tornano in scena come quasi fosse la prima volta, però abbiamo anche visto il pubblico, ecco, con gli occhi lucidi, cioè tornare con un'emozione incredibile. Questo ci ha fatto capire che siamo tutti in questo momento alla ricerca di un'esperienza di socialità che mette al centro l'uomo, mette al centro la socialità e quindi mette al centro anche la necessità di ripensarsi, la necessità di rivedersi con occhi nuovi, perché questo cambiamento noi l'abbiamo visto. Abbiamo avuto quasi 2000 persone nella prima settimana di eventi, quindi, e io sono venuta sempre, quindi posso dire che ho visto in queste persone un cambiamento profondo, innanzitutto la consapevolezza dell'importanza di stare insieme, cioè persone che vengono e che hanno imparato a comportarsi in una maniera nuova, ma per questo, non per questo, diciamo, vengono meno all'emozione del momento. Quindi oggi riflettere in questa occasione con le nostre ospiti, grazie a tutta la rete che sta portando avanti con grande impegno, appunto, da sempre una riflessione sulla vita, sul senso profondo. Penso che essere qui e parlare, appunto, di come l'uomo poi si ponga nella vita in relazione alla natura, all'ambiente, in relazione a se stesso e cercare un attimo di fare un passo avanti per veramente ricostruire insieme un futuro che non è frutto di qualcun altro, di qualcosa che non siamo in grado di conoscere, ma è frutto delle nostre azioni, è frutto di una nostra visione. Così come quest'estate scandicese è stata un po' frutto veramente di una visione di cosa sarebbe stato possibile fare ancora. In tanti ci hanno detto non farete mai niente, è impossibile perché e in pandemia veramente, insomma, tutti nel lockdown ci siamo resi conto che eravamo isolati veramente. Quindi, nonostante tutto, nonostante i freni continui che abbiamo anche noi ricevuto dall'esterno, siamo andati avanti e ce l'abbiamo fatta a costruire una cosa piccola, un piccolo pezzo di futuro che ci accompagnerà fino a settembre almeno. E io mi auguro che anche da queste riflessioni, da questi incontri, magari riusciamo anche così a ampliare il puzzle di stimoli e di fiducia per riuscire veramente a lasciare un segno nel futuro di tutti noi. Quindi grazie davvero e spero che possiate passare un bel pomeriggio all'aperto, al fresco, ascoltando cose porteremo a casa come un patrimonio in più. Grazie davvero. Grazie tantissime.
È una bella, veramente opportunità, una bella occasione essere stasera insieme. Forse questo è già il primo segno del post-pandemia, no? La possibilità comunque di ritrovarsi, di essere insieme. Questa iniziativa è organizzata dalla Rete del Futuro che Sogniamo e da Ricostruire la Vita, ma fortemente voluta dal sindaco e dall'assessore alla cultura di Scandicci, che ringraziamo veramente tanto anche per questo paesaggio che abbiamo intorno, che ci immerge già in questa natura che ci può nutrire, no? Che ci può far fare questo passaggio. Questi sono due, è un evento, ne seguirà un altro organizzato sempre il prossimo martedì 28. Troverete poi i programmi sulla biologia della gentilezza, anche quello è un aspetto importante. E sono degli eventi che precedono poi quello che sarà il Festival di Economia e Spiritualità, che inizierà poi dalla fine di agosto. Quindi su quello, magari se guardate poi su Facebook, sul nostro sito, poi trovate tutte le informazioni. L'idea è un pochettino di, in questo momento tante persone sono ancora preoccupate. Se vediamo i giornali, se vediamo c'è ancora questo senso di incertezza, di impotenza, questa paura per cosa sarà davvero poi l'autunno, cosa potrà essere. Nello stesso tempo però ci sono persone che hanno voglia di ritornare a vivere, ma non forse quello che vivevamo prima, che forse non ci andava già più bene, c'era già bisogno di una profonda trasformazione. Quindi questa, come tutte le crisi, no? Sono anche delle opportunità, a seconda di come le guardiamo, a seconda di come. Allora, l'idea nostra sarebbe un po' che opportunità può darci? Cos'è che possiamo vedere oltre questa crisi? Come possiamo ricostruire un mondo che forse per qualche verso era diventato un po' meno umano? E quindi l'idea di questa serata, e lascio subito spazio e presento, anche se non hanno forse bisogno di presentazione, anche dal punto di vista sociale, culturale, dal punto di vista ambientale. Noi dobbiamo imparare una modalità nuova di prenderci cura degli esseri umani, prenderci cura di noi stessi, prenderci cura di questo pianeta, di questa madre terra che a volte trattiamo male, a volte sfruttiamo, a volte. Però se riflettiamo a come in questi mesi abbiamo trattato i nostri anziani, che scelte abbiamo fatto, che scelte, allora forse il ripensamento è un po' totale, forse dobbiamo fare un passaggio davvero, davvero più grande. E per far questo forse serve una trasformazione, quella trasformazione interiore, quella trasformazione spirituale che mi permette di mettere davvero l'essere umano nella sua interezza al centro di tutto. E quindi anche un futuro quindi che curi quest'umanità, questo pianeta. E stasera abbiamo sia Grazia Francescato, che forse non ha bisogno di essere presentata, una leader ambientalista, giornalista, è da 45 anni proprio a fronte, 50. da 50, in difesa di questo pianeta. Ha fatto veramente tantissime cose, è stata presidente del WWF, partecipa al WWF internazionale. Insomma, inutile continuare a dire, ma. Anche una grandissima amica con cui abbiamo tantissimi progetti che vogliamo portare avanti proprio su questo. E da Daniela Padovan, che è scrittrice, saggista, è proprio la presidente di questa associazione Laudato Si, proprio che prevede questa alleanza fra questo clima, la terra, la giustizia sociale. Perché forse se noi vogliamo davvero un cambiamento sostenibile, noi dobbiamo partire da un cambiamento davvero interiore, da una trasformazione profonda. Perché se no forse anche la parte sociale sarà difficile da ottenere. Quindi smetto proprio di parlare, chiedo a Daniela di parlarci dei suoi aspetti e l'idea sarebbe un pochettino di lasciare la parola a Daniela e poi a Grazia per una decina, 15 minuti e poi di lasciare spazio anche alle domande, approfondimenti e forse anche a un dialogo fra di loro. Grazie. Grazie a voi, funziona, vero? Sì. Grazie anche davvero per questo posto meraviglioso che riallarga l'animo soprattutto a chi come me ha passato il lockdown a Milano. Vi assicuro, è un ritorno all'esistenza meraviglioso.
E così è bello vedere anche tanti visi amici con i quali abbiamo diviso un tratto di strada proprio per costruire il progetto che è stato annunciato prima, che è quello di un'associazione che si chiama Laudato Si', un'alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale, ispirata, più che ispirata, è veramente un percorso basato sull'enciclica di Papa Francesco, inteso come un grande repertorio di indicazioni politiche che nel vuoto di elaborazione che stiamo purtroppo vedendo ormai da troppi anni della politica, dà un filo capace di riunire le attività che tanti attivisti, studiosi, cittadini, cittadine da tempo stanno tessendo, ma che non riesce a trovare un incontro. Quindi noi abbiamo iniziato 5 anni fa a provare a riflettere su questa enciclica tra credenti e non credenti. Io sono stata invitata da amici con i quali condividevo un lavoro soprattutto sulla migrazione e ero stupefatta, io non appartengo al mondo cattolico, non sono credente, oppure non sono credente nel senso in cui lo si intende, ma sicuramente ho l'idea che, non so, anche questi uccelli che sentiamo, questi fiori che vediamo, che tutto questo mondo che ci circonda è qualcosa che non può essere rubricato in una parte dell'esistenza che però deve lasciare il posto alle cose serie quando si parla della politica. Ecco, grazie all'enciclica Laudato Si' e grazie al percorso che abbiamo fatto con persone che, come Grazia Francescato, Guidalberto Bormolini, hanno riflettuto con noi, alla fine sono state più di 200 persone. Io ho scoperto una cosa individualmente, poi invece c'è tutto il piano collettivo del discorso che abbiamo fatto, di cui vi parlerò brevemente, ma la cosa che mi ha molto cambiata in qualche modo è che mi sono resa conto che fino a quel momento avevo in mente che il mio attivismo sulla migrazione era una cosa, il mio amore o pena per gli animali, per la sofferenza degli animali era un'altra, e non stava nella scatola dell'animalismo, non stava nella scatola dell'antispecismo. Allo stesso modo, il mio sentire che è necessaria una giustizia di genere non riusciva a star dentro pure nelle cose molto importanti del femminismo e dell'ecofemminismo. Ecco, l'enciclica in qualche modo segna dei passi che ci dicono che tutto è connesso e ci chiama a elaborare ma anche a praticare quella che viene chiamata ecologia integrale, cioè qualcosa che deve risanare una profonda frattura che si è creata tra ambiente e giustizia, in qualche modo tra gli uomini, che si è creata tra uomini e natura, che si è creata tra uomini e vivente. Uno degli assi portanti dell'enciclica è proprio che giustizia ambientale e giustizia sociale sono la faccia della stessa medaglia. Assumere questo punto di vista, dentro un'appartenenza anche politica, nel senso più ampio, è davvero qualcosa che produce risultati che non ci si aspetta, perché abbiamo cominciato con un forum nel 2019 al quale abbiamo invitato associazioni, esperti, studiosi che si occupavano di finanza etica, di ambiente, di appunto c'era il presidente della LAV Felicetti, Antonio De Lellis sulla decrescita, insomma un panorama molto composito e ci siamo detti il nostro obiettivo è quello di mettere assieme tutte queste competenze e capire come questi sguardi messi l'uno accanto all'altro creano qualcosa di nuovo. È stato un mezzo successo, un mezzo fallimento, perché al termine di una giornata di 8 ore, con tantissime persone che sono venute a sentire, tante che sono poi intervenute, ci siamo resi conto che ciascuno ancora parlava del proprio pezzetto, perché viviamo in un mondo che è segnato dallo specialismo. In qualche modo è come se ciascuno dovesse parlare solo di ciò che conosce e poi lasciare un ambito che non gli è proprio qualcun altro. Allora c'è lo specialista di migrazione,
lo specialista di ecologia, ma perché ecologia e migrazione devono stare assieme? Perché sennò non capiamo i flussi di persone che fuggono da crisi climatiche. E questo avviene un po' in tutti i campi, quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è davvero elaborare insieme, e anche questa è stata un'esperienza e in qualche modo una pratica politica, un percorso di scambio fino a quando siamo riusciti a mettere a punto 18 capitoli su argomenti che sono stati nucleati da questo continuo discorso, cercando di raccordare pratiche, lotte, ma anche di dare documenti, di dare dati, perché l'idea è quella che noi non possiamo più andare a parlare alle persone in modo ideologico, facendo grandi discorsi, ma dobbiamo dire la realtà, la verità. E, il gruppo più minoritario rispetto a Fridays for Future, ma più forte dal punto di vista della pratica, che è Extinction Rebellion, ha tre parole d'ordine essenziali, che sono dire la verità, agire subito e convocare assemblee. Ecco, io credo che questo sia essenziale, tutti e tre punti sono essenziali, ma dire la verità in questo mondo in cui noi galleggiamo in una sorta di inconsapevolezza o di disperazione di poter afferrare davvero le cose, e ci dice che possiamo invece farci un'idea che non è vero che ogni crisi si sovrappone a un'altra crisi cancellando quella precedente. Noi viviamo in un momento in cui si sovrappone una pesante, grave crisi climatica ambientale, una crisi pandemica e una crisi sociale. Di fronte a tutto questo siamo chiamati a dare delle risposte e siamo chiamati a non spaventarci, siamo chiamati a capire che possiamo produrre un mutamento. E crediamo che questa enciclica in qualche modo rappresenti una sorta di alfabeto comune che possa tenere assieme davvero tanti sguardi, tanti mondi, e quindi finalmente provare a farci uscire ciascuno dalle vecchie nicchie e provare a cambiare qualcosa. Grazie. Grazie tantissimo, ci sono infiniti spunti, lascerei però subito a Grazia la parola per poi continuare insieme. Grazia, prima di tutto ringrazia, sapete che i latini dicevano nomen omen, nel nome il destino. Io ringrazio tre volte per la scelta del tema, dirò perché, per la scelta del luogo. Io credo molto nel potere dei luoghi, che i luoghi abbiano una loro forza, una loro energia che emanano e che ci trasforma. E quindi questo luogo è, sì, non è sprecata la parola magico, perché lo è. E poi perché siamo qui a guardarci di nuovo in faccia, non possiamo ancora toccarci, anzi tutte le volte c'è questo, uno viene voglia di dire alla mano, di abbracciarci, l'abbraccio è negato, la mano è negata, il contatto è negato, e solo adesso capiamo quanto conta. Io l'altro giorno, per la prima volta dopo 4 mesi, ho visto le mie nipotine, sono prozia di 2 nipotine. La prima cosa è stata anche loro, le bambine, e doverci fermare: no, 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 non si può. Allora, chi ci ha cambiato fino a questo punto? Un frammento che si chiama coronavirus, che pare che non sia neanche vivo, in bilico tra vita e non vita, sicuramente senza coscienza, che non sa quello che ci sta facendo, né noi possiamo negoziare con lui. Noi siamo abituati a tutti i problemi, no? Lei è una grandissima esperta di negoziati, lavorava all'ONU. C'è un problema, si va all'ONU, insomma, si va a una bella delegazione. Ma chi ci va in delegazione al coronavirus? A dire cosa? Ed ecco che noi, la nostra finta potenza, la fasulla potenza di cui ci siamo riempiti in questi decenni, è caduta come un castello di carte. E abbiamo riscoperto quella meravigliosa cosa che è la nostra vulnerabilità. Il fatto che siamo tutti piccoli, fragili, impauriti, e dobbiamo affrontare la paura di una signora che era stata espulsa dalla nostra civiltà. Poi di questo ci parlerà padre Guido Alberto Bormolini, che è antropologo e tanatologo e con questa signora ha da tempo conoscenze e commerci, che è la signora Morte, no? Che era espulsa. Io quando ero piccola, non so, io ho 73 anni, penso che anche quelli che hanno la mia età, noi andavamo ai funerali, andavamo a vedere le persone morte. Io vivevo in un paese e ci toccavano i bambini portare il fiore, stare lì a dire il rosario. La persona morta era davanti a noi, la guardavamo.
Adesso assolutamente no. Io penso che un bambino di oggi di il morto vero non, però ne vedo un sacco in televisione, ne vedo un sacco su internet. Ce le offrono tutti i giorni, all'ora di pranzo, all'ora di cena, tutti questi morti che però noi non sentiamo, non percepiamo e neanche ci rendiamo conto che spesso siamo anche noi a provocare la loro morte. E adesso la morte è qua, tutti i giorni. E noi eccoci qui con le nostre mascherine, con le nostre, a firmare i nostri, no, i nostri, come si dice, i nostri fogli di autorizzazione e così via, a tenere le distanze e ci fa bene, e ci sta bene. E scusate se sono così dura e rigorosa. Ci sta bene perché ci riporta all'essenziale. E che cosa ci fa capire? Che non c'è più un prima a cui tornare, c'è un dopo da inventare insieme. Perché è vero che il sentimento mainstream è torniamo alla normalità, rifacciamo la vita di prima. Io vivo a Roma, grande dibattito, riapriamo tutti i ristoranti, riapriamo i bar, riapriamo tutto, hanno riaperto tutto, ma non c'è nessuno, non ci sono i turisti e questi piangono davanti ai loro tavoli vuoti. Perché non si può tornare alla normalità? Perché era nella normalità che come un baco nella mela si annidano tutti i problemi che abbiamo costruito in questi decenni di sviluppo basato solo sulla crescita, sul segno più. Più case, più auto, più magliette, più scarpe e così via. Segno più. E tutto il resto da parte. Dunque la normalità non si presenta più all'appello. E quindi noi siamo costretti a pensare a un dopo da inventare assieme su altre parole d'ordine, che sono un po' quelle che diceva già lei e che non a caso sono quelle fondamentali della Laudato Si, e fatevelo dire da una vecchia ambientalista che sta sulla breccia in difesa della madre terra da 50 anni, anche quelli della vera ecologia, dell'ecologia che adesso il Papa giustamente chiama ecologia integrale. La prima parola è interconnessione. Allora, voi mi sapete dire qual è il gesto più diffuso oggi come oggi in tutto il mondo? Beh, farsi il selfie. Il selfie è una cosa che viene da self, cioè ognuno di noi si fa il selfie. Guardate bene che in generale prima si facevano per esempio le foto ai monumenti o ai paesaggi, ma si fa la foto di se stesso davanti al monumento e al paesaggio, così dopo la mettiamo su Facebook e la vedono tutti. Quindi è io. Ognuno di noi, nella propria bolla, disconnesso da tutto il resto. Ecco perché è importantissimo questo titolo di questo libro. Niente di questo mondo ci lascia indifferenti. Perché l'indifferenza si è globalizzata e non ce ne può fregare di meno, come dicono a Roma, senza molta eleganza ma con molta efficacia. E invece che cosa ci dice questo benedetto coronavirus? Che non si può essere sani in un mondo malato. Ce l'ha detto il Papa con grande chiarezza in quella cerimonia che aveva fatto venire i brividi a tanti di noi, non solo in Piazza San Pietro. Io non abito lontano da Piazza San Pietro, avevo le finestre aperte e arrivava il suono delle campane di San Pietro, in quel silenzio, insomma, non mi vergogno di dire che mi sono messa a piangere. Quindi ci dice una cosa, siete tutti interconnessi, gli esseri umani, le piante, gli animali. Gli animali poi si chiamano, hanno il nome anima dentro, animali, ci sarà un motivo. Poi chiedo al mio amico Triani che è qui di parlare di una delle più belle cose che stiamo facendo al monastero di San Leonardo al Palco, che è il centro studi cristiano vegetariano, chiudo la parentesi. Quindi l'interconnessione, prima cosa. La seconda cosa è una parola che io amo molto e che so che ama molto anche non soltanto Daniela, ma tutti noi che siamo dentro in questa associazione e che comunque lavoriamo, sono tutti i tasselli di un mosaico, è la parola cura. Dovete sapere che nel panto in latino c'era una dea di secondo ordine che si chiamava appunto cura. Cosa doveva fare questa disgraziata? Quello che fanno tutte le donne tutti i giorni, si occupava della manutenzione. E quindi stava lì, spolverava, metteva a posto, detto in parole povere, lei doveva accudire la forma della vita perché senza di lei questa vita non ci sarebbe stata. Allora, la parola cura, non a caso è messo dal Papa nel sottotitolo cura della casa comune, perché contiene in sé due elementi fondamentali che noi abbiamo quasi espulso dalle nostre vite. Il primo è la presa di responsabilità. Io, grazie a Francescato, voi, ognuno di voi col vostro nome, prendiamo la responsabilità individuale e poi collettiva del gatto di casa, del basilico sul balcone, della famiglia, della nostra comunità di Scandicci, dell'intero pianeta. Ci prendiamo noi la responsabilità. Altro che sempre delegare. Ci deve pensare il governo, ci deve pensare questo, ci deve pensare l'ONU, ci deve pensare quest'altro, ognuno di noi. Però la cura, fatta solo di presa di responsabilità in maniera distanziata e fredda, non basta.
bisogna metterci qualcosa di vivo, di caldo, che è l'amore, che è l'affetto, che è l'attenzione, l'empatia. Perché guardate, io lo dico sempre nelle conferenze e sono assolutamente convinta, e lo dico anche come donna, poi magari su questo ci torneremo, noi abbiamo bisogno di intelligenze calde. Io adesso le posso raccontare queste cose, sono passati 20 anni, quando sono entrata in politica, che ero nel governo, c'era D'Alema, persona di grande spessore, intelligenza eccetera, però io dicevo, l'intelligenza non è soltanto spostare le cose sullo scacchiere, l'intelligenza fredda, bisogna aggiungerci l'amore, l'affetto, l'intelligenza calda. E le donne, per motivi culturali, probabilmente sono più portate a farlo, il che non esclude affatto gli uomini, perché io penso che sia fondamentale che anche gli uomini si impadroniscano, vivano finalmente rilassati quei valori femminili meravigliosi di cui la cura è una. Quindi la cura implica le intelligenze calde, che possono essere appunto maschili e femminili. I valori sono femminili, ma sono aperti a tutti. L'altra cosa che bisogna fare è la politica. Voi direte, infatti pure io sono scappata 7 anni fa dalla politica dei partiti e delle istituzioni, perché insomma cadono le braccia. Però la politica, se uno va a vedere le parole, la parola, perché noi dobbiamo sempre guardare nella pancia delle parole, cosa c'è dentro? È progetto per la polis. E per me, che sono ambientalista, animalista, ma anche per tanti di voi, la polis non è fatta soltanto dagli esseri umani. È fatta dagli animali, dalle piante, da ogni cosa vivente su questo pianeta. Questa è la polis. E oggi bisogna che la politica, che non si fa più nei luoghi della politica, ahimè, ma che dobbiamo fare noi, sia capace di costruire un progetto per la polis inteso come l'intero pianeta Terra, la madre Terra. La madre Terra. Perché, vedete, uno dei motivi per cui la politica non va bene è che la politica presuppone una visione del mondo, che non è l'ideologia. L'ideologia è la visione del mondo rattrappita, cristallizzata, che viene imposta con il bastone agli altri che non sono d'accordo. No, la visione del mondo invece appunto abbraccia l'intero vivente, è biocentrica, non è soltanto antropocentrica, e dalla visione del mondo dovrebbe discendere una strategia, poi anche un po' di tattica, perché anche quello ci vuole, insomma, ogni tanto fare un'alleanza, trovare le persone giuste da mandare in Parlamento e così via. Negli ultimi decenni, ed è per questo che io l'ho lasciata la politica disillusa come tanti, queste priorità si sono ribaltate. Tanta tattica, che quasi sempre sconfinava soltanto nel potere, la riconquista e il mantenimento del potere, non si sa bene per che cosa, strategia poca, visione del mondo desaparecida. Ecco perché l'avvento della Laudato Si è storico, epocale, perché quella non è un'enciclica verde in cui si parla della natura e dell'ambiente, quella è una visione del mondo con cui uno può essere d'accordo o meno, non è obbligatorio essere d'accordo, ma te la dà una visione del mondo da cui partire. Ed ecco perché il Papa alla fine, questo lo dico da laica, che crede fortemente nella laicità delle istituzioni, della politica, per carità, ma il Papa è l'unico leader, perché la parola leader deriva da to lead in inglese, che vuol dire guidare verso. E mi dite voi come cavolo si fa a portare il proprio popolo, la propria cittadinanza verso qualcosa se non si ha idea di dove si deve andare? Se non ci si pone neanche più la domanda? Perché gestire l'esistente è più che sufficiente, magari anche fare un po' d'affari? Questa visione della politica fa cadere le braccia ed è troppo povera, miseranda e disdicevole, non so come dire, ripugnante. E la gente si allontana, giustamente. Allora, che cosa tocca fare a noi? A ognuno di noi, perché adesso in qualche modo ognuno di noi deve diventare leader, sempre però in connessione con gli altri, costruendo comunità di intenti, di pratiche, perché nessuno si salva da solo, anche questo ci ha fatto capire il coronavirus. Però partendo da queste parole, tradotte in pratica, perché una delle cose che mi è piaciuta molto nella settimana che è stata dedicata al 5° anniversario della Laudato Si quest'anno, e che il Papa, ma anche tutte le persone che ci lavorano, hanno detto con grande chiarezza che non è un'enciclica che deve stare dentro al cassetto, ma deve essere tradotta in concrete pratiche, in esperienze di vita. Adesso io chiudo perché non voglio prendere troppo tempo, però vi racconterò poi che cosa questa ha già provocato, che cosa sta provocando e che cosa è fiorito anche oggi, qualche ora fa, per il momento a Prato, però poi fiorire pure a Scandicci, perché noi vorremmo tradurre questa grandissima visione del mondo anche in un progetto da fare nei nostri comuni. Poi ve lo racconterò, perché io credo veramente che noi dobbiamo essere come gli alberi. Gli alberi, le piante, Jung le definiva vita che scorre tra terra e cielo,
E noi siamo anche noi così. Quindi abbiamo i piedi, le nostre radici per terra e la chioma, la testa in alto e la vita che scorre e che si spera poi, no, possa aggrapparsi alla visione più alta. Quindi noi dobbiamo essere quello, dobbiamo avere, e lo diceva anche un grande slogan ambientalista, pensare globalmente e agire localmente. Quindi la capacità di lasciare che l'orizzonte cosmico, l'orizzonte internazionale entri dentro di noi, ma poi anche di avere la capacità concreta e pratica di tradurlo in progetti viventi che cambino il nostro quotidiano e la nostra vita. Perché guardate, i casi sono due adesso, eh? Noi siamo veramente a un bivio della storia, epocale. O noi riusciamo a cambiare volenti, cioè cerchiamo di costruire un mondo più solidale, più equo, più sostenibile, metteteci gli aggettivi che volete, o Madre Terra giustamente, come tutte le mamme, molto paziente, ma alla fine due palle così, ci darà una lezione definitiva. Quindi o noi cambiamo perché lo vogliamo e lo facciamo tutti insieme, oppure il cambiamento sarà, insomma, ci siamo capiti. Ecco. Allora, siccome il mio motto personale è non mi illudo ma non mi spavento, come diceva lei, la paura è la nostra peggiore nemica, uno deve guardare con lucidità la situazione com'è, senza farsi pie illusioni, però non si deve far spaventare e deve saper costruire, anche nel momento difficile. Un mio amico mi ha mandato l'altro giorno, un mio amico musicista, un suo libro che si chiama Riposare nel cuore della tempesta. Vabbè, gli ho detto, Franco, forse riposare nel cuore della tempesta è un po' troppo, non ce la faremo mai, però certamente saper reggere la tempesta e sapere stringere le mani, anche in questo momento in cui non le possiamo stringere, ma stringerle idealmente e fare fronte, questo lo possiamo fare. Yes, we can, e spero proprio che lo faremo, cominciando a casa nostra. Allora, grazie, grazie. Tantissimi spunti. Si è parlato del fatto di essere... Di aver bisogno di interconnessione, si è parlato di cura, si è parlato di responsabilità, quindi tante volte noi ci sentiamo noi impotenti, invece forse siamo potenti, non siamo onnipotenti, forse è quello, ma possiamo essere responsabili. Quindi c'è bisogno di amore, c'è bisogno di tirar fuori quella parte femminile che forse può prendersi cura in certe modalità. C'è bisogno di portare questo forse anche nella politica per fare un nuovo modo di politica che tolga un po' la paura e riporti, permettetemi, anche per me un tema molto è la morte forse al centro dell'esistenza, perché allora possiamo fare delle scelte che possono essere più vere, più... Io su questo lascerei magari aperto, non so se Daniela vuole aggiungere qualcosa intanto a quello che ha detto Grazia, se... Soprattutto su questo discorso che... stai riassumendo, che è venuto fuori così con chiarezza. Noi, allora, io mi sono occupata tanti anni prima di cominciare questo percorso che mi ha portato più nettamente verso l'ecologia e poi appunto la Laudato Si, della Shoah sostanzialmente, della memoria della Shoah. Ho sempre pensato che fossero non solo fondamentali le testimonianze delle persone che hanno portato sguardo di ciò che è accaduto, ma che fosse importante per noi comprendere come questo sia potuto accadere non nell'efferatezza di qualcosa che improvvisamente si è rotto nella razionalità del nostro Novecento, ma invece come qualcosa che è stato nutrito da radici profonde della nostra cultura e che lì ha mostrato dove può precipitare quando non venga trattenuto da una solida cultura e da una consapevolezza. Ora, la cosa che ho sempre considerato un rovello proprio mentre lavoravo su questo era come è possibile che le persone stiano imparando a mettere in una scatola Auschwitz, a mettere in una scatola tutto l'apparato della messa a morte globale come qualcosa già saputo. Tutte le immagini che noi abbiamo dai campi sono qualcosa che viene interrotto dalle pubblicità. Tutto questo è una cosa profondamente oscena che però ci dice di una modalità che abbiamo di
rimozione delle cose, di un guardare senza vedere. Ora noi siamo di fronte a qualcosa di straordinariamente importante e anche tremendo. Noi nel 2019 abbiamo vissuto l'anno più caldo di sempre. In Amazzonia sono 12 milioni di ettari di foresta pluviale che sono scomparsi per sempre. E l'Amazzonia è il luogo, l'ecosistema, dove vengono assorbiti da 150-200 miliardi di tonnellate di carbonio. Quindi colpire l'Amazzonia non significa colpire un luogo remoto, lontano da noi, significa colpire direttamente quella che chiamiamo casa comune. Al tempo stesso, a essere colpiti sono i popoli che vivono nella foresta pluviale, che sono le testimonianze ancora di una cultura che poteva essere diversa e che abbiamo per troppo tempo considerato tribale, folcloristica, e che invece veramente io continuo, mi stupisco io stessa, ma a citare il Papa, è stata presa come punto centrale nel Sinodo Amazzonico e poi nell'enciclica, perché quello che viene prodotto in quella parte del mondo, in questo momento, è qualcosa che è la sintesi di ciò che sta capitando a tutti e anche delle possibilità che abbiamo di risposta, cioè di una rottura di un modello antropocentrico che crede che la predazione del mondo sia legittimata. Questo non è più possibile, questo ci sta portando alla malattia, diceva Grazia, citando il Papa, appunto, credevamo di poter vivere sani in un pianeta malato. Ma questo pianeta è la nostra cultura che lo sta uccidendo e lo sta sterminando. Allora, di fronte a quest'altro sterminio, che è anche di un'infinità di specie, di un'infinità di animali, nel bacino del Congo sono andati bruciati 27.000 ettari di foresta, in Angola sono nel 2019 6.000 incendi, in Bolivia incendi rovinosi, 2 milioni di animali selvatici, tra cui puma, lama, 500 giaguari che quasi non esistono più. Cioè, è un patrimonio che è di tutti. L'idea del bene comune, dei beni comuni, è qualcosa di essenziale nelle nostre vite. Qui, dove questo luogo, nel momento in cui possiamo starci tutti, diventa bene comune. Ed è l'Amazzonia, ed è il bacino del Congo, è l'Australia dove 480 milioni di animali, se ci pensate, è una cosa che da far tremare i polsi, il 30% di tutta la popolazione di koala esistenti. Quando le specie vengono estinte, poi non esistono più, cioè questa è una cosa che noi parliamo dell'estinzione delle specie come se fosse qualcosa di normale, ma è impossibile solo da dire. Ecco, vorrei solo proprio ricordarvi non solo Venezia sommersa dall'acqua alta, con immagini che sembravano di un film catastrofico, ce la siamo dimenticata dopo 10 giorni, adesso l'inondazione di Palermo e si dice sono eventi che capitano, ma in realtà la Coldiretti su un studio di un centro europeo sugli eventi estremi ha detto che in Italia ci sono stati 66 nubifragi soltanto in questo inizio di 2020 e che comportano un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In giugno noi abbiamo avuto 38 gradi in Siberia, non era mai successo, il permafrost si sta sciogliendo. La Russia ha 75% del proprio territorio, compreso gli insediamenti industriali pesanti, enormi cisterne di gasolio sul permafrost. La prima rottura è avvenuta, ne hanno parlato giornali di altre parti del mondo, in Italia non si parla di queste cose, ma è una cosa di una gravità estrema, non solo perché tutto questo materiale si è riversato distruggendo il sistema fluviale artico in gran parte, ma perché, come ci stanno dicendo gli epidemiologi, sotto il permafrost sono conservati virus, batteri, agenti patogeni che possono portare qualcosa al cui confronto questo è stato uno scherzo. Allora, il problema è appunto, niente di questo mondo ci risulta indifferente, ma non averne paura, agire. Grazie tantissime, ci spaventa anche un po' come
come visione, che però forse è un quadro veramente grande della realtà. Come diceva Grazia prima, però abbiamo bisogno forse di, come leader, no? Che abbiano una certa direzione dove poter andare. Forse l'enciclica, la Laudato Si, ha dato una direzione che va oltre i cristiani, perché comunque riesce a accomunare persone un po' di tutti i tipi. Quindi forse anche in parte una direzione ce l'ha data, però noi nel nostro piccolo a volte ci sentiamo impotenti. Sì, ma io cosa posso fare? Io che vivo qua. E su questo vorrei fare un'ultima domanda, grazie, e poi lascio veramente le domande a voi. Come possiamo concretizzare e essere, fare qualcosa veramente che vada nella direzione di questa enciclica? Noi anche nel nostro piccolo, con le nostre risorse, con le nostre reti. Allora, poi due parole sull'Amazzonia le Sì. dirò anch'io, ma quello che possiamo fare è semplicemente capire che il futuro del pianeta e quindi della nostra vita è nelle nostre mani. Era uno slogan del WWF che capivano anche i bambini. E vi racconto adesso questa storia di un bambino. Allora, quando ero presidente del WWF, anche adesso, anche dopo come presidente dei Verdi, vado spesso a parlare nelle scuole. Allora, in una scuola sgarrupata dell'Interland napoletano, in una specie di villetta tutta scrostata, questi bambini, faceva freddo, era gennaio, che tenevano addirittura i guanti per fare il dettato perché non c'era il riscaldamento. E siccome erano bambini di 6-7 anni, ho cominciato dagli animali, no? Appunto gli animali che si estinguono. Allora racconto l'orso polare, poi la balena che si estingue. Quando si alza un soldo di caccia, un bambino avrà avuto 6 anni, viene verso di me e mi fa: Signor, ma se la balena si estingue, poi come si farà a raccontare la storia di Pinocchio? Oddio, gli ho detto, io se avessi un cappello me lo toglierei, chapeau, perché questo bambino, con la capacità di andare dritto al cuore delle cose che hanno i bambini e che hanno i poeti o che hanno gli artisti, aveva fatto cortocircuito tra la perdita della biodiversità, come la chiamiamo noi, delle specie animali, e l'impoverimento dell'immaginario, della propria anima. Cosa che gente che occupa posizioni molto più eccelse non riesce neanche a capire. Il punto cruciale è questo: se adesso vi domandassi, dopo 50 anni che faccio ambientalismo, qual è l'ecosistema più a rischio? Qualcuno di voi mi direbbe la foresta amazzonica, che brucia appunto 123% più di incendi nel 2019 rispetto a prima, possiamo sciorinare i dati. Qualcuno direbbe la barriera corallina, che per colpa del cambiamento climatico si sta imbiancando e sta perdendo la sua ricchezza e così via. E io vi direi di no. Certo, anche quello, ma secondo me l'ecosistema più a rischio è questo e questo. È il collegamento mente-cuore. Aveva ragione Conrad Lorenz. Lo ricordate Conrad Lorenz, quell'etologo che studiava le papere? Ci sono le fotografie sue circondate da tutte le paperelle, lui con la barba. Lui ha scritto un libro bellissimo nel 1985 che si chiama Il destino dell'uomo. E diceva: attenzione, perché più veloce del degrado della natura corre il degrado dell'essere umano. Ora basta guardare un telegiornale, leggere un giornale, guardarsi in giro, vedere questa violenza cattiva e cieca che a volte esplode anche per cose piccole, no? Capita a tutti noi tutti i giorni, per dire sì, è veramente siamo noi l'ecosistema a rischio, la nostra anima, è il nostro cuore, il rapporto mente-cuore. Allora, cosa fare? Intanto appunto prendere atto che tutti possiamo fare qualcosa e ci sono centinaia di manuali, ma anche cose di puro buonsenso che ci dicono che possiamo diminuire il consumo di plastica, possiamo diminuire il consumo dell'automobile, possiamo stare attenti al consumo dell'acqua. Ragazzi, nessuno può dire non so cosa devo fare. Cosa mi dicono sempre? Ma tanto, se io lo faccio o non lo faccio, che differenza fa? Fa una differenza enorme, perché se tutti lo facciamo e se tutti costringiamo coloro che ci rappresentano ad andare in una certa direzione, una differenza c'è. Infatti il signor coronavirus sta costringendo tutti ad andare in un'altra direzione. Allora, che cos'è che ci impedisce di farlo? Io quando ho finito di fare politica sono andata così per istinto, per vocazione, non so perché, verso le fedi e ero laica, adesso sono molto più credente, ma all'epoca ero laica. Perché intanto religione deriva da religo, collego le cose le une con le altre. E questo già mi piaceva moltissimo. Poi io sono per una serie di. Io non credo nei casi, credo nelle sincronie, no? Come dicevo Jung, esistono le sincronie. Quando ero presidente del WWF Italia,
Il presidente internazionale era il principe Filippo di Edimburgo, il marito della regina Elisabetta, che tutti pensano che sia un allegro gaffeur, che dice un po' di sciocchezze qua e là, no? È sempre nel gossip. In realtà lui è una persona che, come tutti della famiglia reale, ha molti patronage, cioè ognuno di loro ha delle associazioni, delle opere di beneficenza a cui si dedica. Nel caso del WWF, lui era presidente del WWF internazionale. Quando lo incontrai per la prima volta a Roma nel 92, mi disse subito, appena arrivata a Ciampino, appena sbarcato dall'aereo, eravamo in macchina, e mi dice: ci sono due alleanze che devono fare il WWF del mondo, una con gli artisti, e quello mi pareva ovvio, normale, no? Ecco, con gli artisti, era ovvio che l'artista ha più sensibilità per la natura e così via, l'altro con le fedi. E io lì ho, insomma, un po' stortato la bocca, perché a me l'idea delle fedi, le religioni, perché le fedi arrivano laddove noi non arriviamo, e perché le fedi chiamano in causa una parte di noi, che è quella della spiritualità, che viene in genere tenuta fuori, accantonata. Ci è voluto un po' di tempo perché mi convincessi. Nel frattempo lui nel 95, nel castello di Windsor, aveva messo insieme le 11 religioni più importanti del mondo e aveva creato l'ARC, Alliance Religions and Conservation, l'alleanza delle religioni per la conservazione della natura, che hanno messo in campo negli ultimi 25 anni 2000 progetti in tutto il mondo, non solo per conservare l'ambiente, ma per ascoltare insieme il grido dei poveri, perché chiaramente chi soffre di più della distruzione dell'ambiente, del fatto che non c'è acqua, della siccità e così via, sono le persone più, i popoli più vulnerabili, i popoli più vulnerabili e più sfortunati, i quali poi non se ne stanno tranquilli a casa loro, vengono a bussare alle nostre porte, ce li ritroviamo qua. Perché il rifiuto, che sia una cosa, che sia un umano, si rifiuta di fare il rifiuto. E quando voi buttate qualcosa di plastica in acqua, un bicchiere, quella ha la tendenza a ripresentarsi, e si ripresenta magari come grande isola, no? In mezzo agli oceani. Allora, l'ARC è andata avanti 25 anni, e nel 2015 io sono tornata a Londra, dove, a casa dell'arcivescovo di Canterbury, perché c'è stata una trasformazione. Che cosa hanno deciso di fare questi? Di fare invece, di concentrarsi sulla finanza. È vero che senza soldi non si cantano messe, però sono rimasta un po' sorpresa dalla scelta. Dico, perché la finanza? Allora hanno cambiato il nome in Faith in Invest, fede negli investimenti. Perché, come avete fatto voi, come hanno fatto moltissime associazioni e organizzazioni negli ultimi decenni, hanno capito che ci doveva essere un allineamento, una coerenza tra i core values, cioè i valori di fondo, i credi di tutte le fedi, e la maniera in cui investivano i loro soldi. Perché se tu come organizzazione cattolica predichi la pace, e poi dopo investi i tuoi fondi in una banca che magari investe in armi, e quindi si è creato questo grande movimento in tutto il mondo, guardate, un movimento veramente interessantissimo, che si chiama sul climate change, che ovviamente è la più grande delle sfide che incombe su di noi, che si chiama Catholic Global Movement for Climate, no? Il movimento globale cattolico per la natura. E guardate che non ci sono solo i cattolici, ci sono i cristiani, gli induisti, i buddisti, ve lo dico così di corsa, ma potrei stare qui ora a raccontarvi quello che fanno. Vi dico solo questo, che in questa settimana dedicata alla cura del creato, che c'è stata dal 16 al 24 maggio quest'anno, 42 istituzioni religiose di tutto il mondo hanno fatto un pledge, cioè un impegno vincolante, annunciando il disinvestimento dei loro soldi dalle energie fossili, quindi petrolio, carbone, queste cose qua, e invece investimento nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica, tutto quello che ci può permettere di cambiare l'assetto energetico e finirla di invadere l'atmosfera con questa CO2, con quei gas serra che poi hanno l'effetto terribile che conosciamo. E quindi questa ricerca della coerenza, che è una cosa di cui sentivo molto la mancanza in politica, perché noi una delle cose che possiamo fare è cercare di essere noi il nostro messaggio, nei limiti dell'umano, perché sennò nessuno di noi è santo, però di essere coerenti con le cose che diciamo. Una vita più sobria, più frugale, che non vuol dire affatto una vita più infelice, perché ecco, il coronavirus che altra possibilità ci ha dato? Alzi la mano una donna o anche un uomo qua che non ha approfittato del coronavirus per mettere a posto i cassetti e gli armadi. Alzi la mano, c'è qualcuno di voi che non ha approfittato? Abbiamo approfittato tutte. Avete fatto tutte così davanti ai vostri armadi, davanti alle stanzette dei vostri bambini pieni di giocattoli che basterebbero per una tribù di bambini somali? Io penso di sì.
Abbiamo troppe cose, siamo ricchi di cose e poveri di relazioni umane. I nostri bambini sono agli arresti domiciliari, in appartamenti, scuole, posti anche bellissimi, in attesa dell'anima buona che li pigli e li porti a giocare in un prato, così. Io vengo da un'infanzia dopo guerra, quindi insomma non eravamo certo ricchi, ma uscivo di casa e tornavo la sera tutta bella sporca, mia madre mi dava un par di sculacciate, ci lavava, eravamo ricchi di relazioni umane, vivevamo la vita in diretta, ci facevamo anche un po' male, pazienza, voglio dire, perché adesso c'è anche questa ricerca della sicurezza a tutti i costi, che è una roba addirittura, come posso dire, spasmodica e quasi patologica. Allora, cosa voglio dire? Noi possiamo fare moltissimo, ognuno di noi, pochissimo e moltissimo. Dobbiamo sapere che è pochissimo, avere la umile cognizione dei nostri limiti. Altra parola chiave su cui poi magari qualcuno di voi interverrà, perché cosa ha fatto questa globalizzazione, questa spinta allo sviluppo a tutti i costi? Ha tolto di mezzi i limiti, ci fanno credere che noi siamo onnipotenti. Guardate, non è solo un fatto economico, ci dicono che ognuno di noi può avere quello che vuole, ogni desiderio può diventare diritto. Io sono una donna di 74 anni, decido all'improvviso che mi piacerebbe avere un figlio, la scienza mi mette in condizione di farlo, quindi lo faccio. Non lo posso fare io, mi compro un bell'utero in affitto e via di questo passo. Il mio cuore non funziona più bene, nessun problema, mi compro il cuore magari di un bambino, di una persona africana che viene, sapete benissimo cosa succede, lei si occupa di immigrazione e tu lo sai benissimo. Va bene così? Questa è la falsa onnipotenza che ci hanno messo in testa che tutti possiamo ottenere. Uscire da questa falsa onnipotenza, riprendere la cognizione del limite, non possiamo cambiare il mondo, possiamo mettere il nostro sassolino. Quello lo possiamo fare e non c'è sconti perché non lo fa. Io sto diventando abbastanza drastica. Non dobbiamo più fare sconti. Ognuno si prendesse la sua piccola responsabilità. Tutti insieme, ecco che mettiamo in atto il cambiamento. E questo il Papa lo dice con una chiarezza. Perché guardate, mica l'ha fatto per i fedeli. Alla fine poi ho visto questa cosa. Lui l'ha fatto per le persone di buona volontà. Di buona volontà. Che non è una frase scelta per niente. Allora, ecco che il futuro che sogniamo a partire da dove abitiamo, lo possiamo fare tutti un po'. Ora, noi siamo veramente al bivio, guardate che le cose che snocciolava lei, io ne potrei snocciolare altre 100 di queste cose, non lo faccio. Chiudo sull'Amazzonia, perché la settimana scorsa, il 18 e il 19 di luglio, anzi, qualche giorno fa, il 18 e 19 di luglio, non so quanti di voi hanno potuto in diretta partecipare a questa grande assemblea mondiale dei popoli amazzonici, degli indigeni, perché c'è qualcosa di buono anche nel fatto, no, che abbiamo tutti imparato a fare Zoom, abbiamo tutti imparato a stare su internet, anche quelle che non sono molto tecnologiche come me. È stato incredibile vedere i rappresentanti di questi popoli, di queste organizzazioni del Brasile, del Perù, della Bolivia, della Colombia, parlarsi e cercare una via d'uscita. E badate bene che c'è... Noi dobbiamo essere consapevoli di cosa succede là, perché ha ragione lei, quello che succede là poi succederà qua, perché loro sono, è come un'enorme cavia l'Amazzonia. Allora, Frei Betto, che forse qualcuno di voi conosce, con una personalità religiosa di grandissimo rilievo brasiliano, ha scritto una cosa che mi ha lasciata agghiacciata, però è vera. Lui ha detto, attenzione, quello che sta mettendo in atto Bolsonaro, ci sono tanti Bolsonaro al mondo, no? È un progetto di sterminio, cioè lui lascia che il Covid, che colpisce soprattutto gli indigeni, corra, non fa nulla per fermarlo, lascia che l'Amazzonia venga distrutta, anzi hanno praticamente permesso che il numero degli incendi aumentasse così via, perché in qualche modo che cosa si fa dei poveri oggi, degli esclusi, di quelli che il Papa dice appunto che non dobbiamo chiamare scarti? C'è una parte dell'umanità, guardate, non solo Trump o Bolsonaro, ma ci sta una parte di Trump e Bolsonaro anche dentro di noi, che di fronte a questa richiesta di quelli che hanno di meno, di quelli che chiedono aiuto, di quelli che vogliono essere riconosciuti come fratelli, dice, vabbè, questi o li rimandiamo a casa, oppure, insomma, ecco, siamo arrivati, facciamoli fuori. Ok? Noi di questo dobbiamo essere consapevoli. Ecco perché la partita che si combatte in Amazzonia è di così grande importanza. Io devo dire che ho un grande affetto e gratitudine per l'Amazzonia, perché quando ero giornalista di Airone, che era una rivista di natura, negli anni '80, mi hanno mandato, Salvatore Giannella, che era il mio direttore, mi ha mandato almeno 10 volte in Amazzonia, perché anche all'epoca già cominciavano i grandi incendi, c'erano queste cose, e io là ho imparato moltissimo. Ve lo dico e chiudo qui,
Eravamo sul fiume Xingu e appunto a intervistare degli indigeni, una popolazione indigena che si era presentata come nelle iconografie, no? con le lance, con le piume di ara, di papagallo in testa e così via. Io ero un po' imbarazzata perché questi giornalisti, queste truppe entravano nelle loro tende, andavano a vedere cosa c'era nella pentola, insomma era un atteggiamento un po' da circo. Quando è arrivato il mio turno, questo Paolino Payacan, che era il leader degli Xingu, era anche stanco di rispondere alle domande, si toglie la sua coroncina, la mette a terra e mi dice: lei che vuole? Io, un po' imbarazzata, con in mano il taccuino, dico: ma io volevo sapere un po' la vostra condizione, perché farlo sapere al mondo, perché così si arriva a una conoscenza e quello può aiutare a conservare l'Amazzonia. Lui si alza e col dito mi indica il muro dei fotografi, dei giornalisti, dei cameraman, delle telecamere, e dice: ma questa non è la conoscenza. Dico: ma perché? Voi come la definite la conoscenza? E lui mi risponde: conoscenza è un sentiero che ha un cuore. Prende la sua coroncina, mi gira le spalle e si perde dentro la foresta. Io, mi è caduto il taccuino dalle mani, mi è caduta l'anima. È stata una di quelle cose, non sono più stata la stessa persona dopo. Ecco perché io dico sempre, l'ho imparato là, che il vero ecosistema rischio è la connessione mente-cuore. Più della foresta e più di tutto. Ecco, forse questa è la prima cosa che dovremmo imparare. Grazie. Allora, credo che abbiamo tempo per una domanda o due veloci, anche se tre, qualcuno, anche tre, se ci permettete di, invece di chiudere proprio alle 8, magari ci prendiamo quei 10 minuti in più, se per voi va bene. Vi chiederei però di venire qua al microfono, così riusciamo a sentire tutti. Qui non c'è manco il ghiaccio da rompere, non ci ha venuto. Andrea, vai, dai, comincia. Ecco, sì. Bravo, coraggioso, un applauso. Vi chiederei, perché mi hanno chiesto anche di non toccare il microfono e di stare un pochettino distanti, proprio per permettere a tutti poi di utilizzarlo. Sì. Non metterci le mani sopra. No, mi spiace, solo. Non ho sentito nessun accenno alle api. Il grande Einstein disse una volta che se le api si dovessero estinguere, all'umanità rimane da mangiare per 4 anni soltanto circa. E oggi ci sono degli antiparassitari molto usati in agricoltura, come i neonicotinoidi, il glifosato, che fanno lo sterminio di api. Ma non le uccidono, gli fanno perdere l'orientamento e basta, e non sanno più ritornare all'aria. Niente. Grazie. Grazie. Allora magari ne raccogliamo tre di queste domande e poi così passiamo alle risposte e alla conclusione. Altre domande? O interventi o commenti o... Però intanto rispondiamo sulle api, intanto che vale. Magari... Le api fulmineo, ho perfettamente ragione. Noi abbiamo battagliato come ambientalisti da 20 anni anche nell'Unione Europea per togliere di mezzo queste sostanze che lei ha citato. Siamo solo parzialmente riusciti. Addirittura pensate, siccome in Cina in molti posti le api sono morte, ci sono gli impollinatori umani. Che ovviamente se un'ape faceva, non so, 200 fiori, gli impollinatori umani ne fanno 20, e quel miele cinese arriva nei nostri supermercati, perciò comprate per favore miele italiano, biologico, fatto da persone che le api le amano e le custodiscono, e noi in questo progetto che faremo di agroecologia nel monastero di San Leonardo del Palco avremo, ebbene sì, anche le api, e non avremo nessun pesticida. E quindi adesso, comunque, una delle cose che vi voglio dire è che c'è una proposta dei Verdi Europei di phasing out, di cancellare totalmente i pesticidi entro il 2030. È una grossa impresa, perché ieri, e questo ve lo voglio dire a questo punto, ieri c'è stata una mozione della senatrice Loredana De Petris, che è una che si è sempre battuta per la natura, per le api, un'altra della senatrice Cattaneo, che è una scienziata, quella della De Petris era contro la Monsanto, con Monsanto Bayer, quella della Cattaneo era ovviamente pro, ha vinto quella della Cattaneo per 2 soli voti. Io non vi voglio dire quali sono i partiti che avevano votato, perché li avrei strozzati, anche se sono pacifista, però sono partiti anche del centro-sinistra, uno dice, ma insomma, tipo il PD, ma ecco, avete già capito, uno dice, ma possibile?
e vabbè, si possono anche dire cose. Zanda, che è il capogruppo del PD, lo chiamava glisofato. Dico, ma almeno impara il nome, santa pace. Vabbè, comunque, per dire quanto è difficile, perché sono enormi profitti dietro questa cosa dei pesticidi, e la lotta è difficile. Però solo due voti da speranza, la prossima. Alla prossima vincono le api. Grazie. Qualcun altro è così coraggioso da portare il suo commento? Sì, il coraggioso Andrea Franzoni. Andrea, mi sa che no, un volontario. È costretto, lo fa spintaneamente. No, grazie. Di chi sì. Sei? Allora, no, la mia domanda, soprattutto a Grazia, no, soprattutto di chi sei? No, va bene, sono Andrea Franzoi e mi occupo di Intercultura, che è un'associazione che fa scambi scolastici fra... È il capo. Ecco. E c'è un legame con Grazia, perché Grazia ha fatto questa esperienza quando aveva 17 anni, è andata negli Stati Uniti. E infatti, cioè, quanto può contare, secondo te, lo scambio anche... Cioè, e la valorizzazione della diversità umana, perché poi ci dimentichiamo anche che oltre a quella animale, della natura, cioè, c'è anche la diversità umana, che è un valore e dovrebbe essere un valore, no? E tra i punti all'ordine del giorno che non sono chiari dei nostri politici c'è anche quello, cioè che la valorizzazione della diversità in realtà è un valore, no? Certo. Allora, tu che hai tanta esperienza in questo campo e che hai anche lavorato per questo, cioè, vedi oggi delle possibilità, ci sono degli esempi virtuosi in questo campo, e cosa Beh, deve cambiare? Intercultura è una. Voi quanti studenti mandate in giro per il mondo ogni anno a vivere nelle famiglie, a studiare? 15.000 studenti l'anno. Allora, io sono andata nel millennio scorso, nel secolo scorso, nel 64. Tu quando sei andata, Andrea? Nel 96. 96. Però siamo come una grande famiglia, c'è sempre questo incontrarsi e scambiarsi. È molto semplice, con un'esperienza del genere, fatta a 17 anni, in cui tu devi vivere in una famiglia in cui chiami le due persone, madre e padre, e i teenager che sono lì con te sono fratello e sorella. Vai in una scuola che può essere americana, noi all'epoca era soprattutto gli Stati Uniti, adesso la Cina, l'Australia, dovunque, a 17 anni, ti cambia il modo di vedere il mondo, diventi cittadina del mondo. Quello che succede in qualunque parte del mondo non ti lascia indifferente, perché l'hai toccato con mano. L'hai toccato con mano, che al di là delle enormi differenze, che sono anche una ricchezza di modo di vivere, di cultura, c'è però un'universalità dell'essere umano, no? Il sorriso è lo stesso, la sofferenza è lo stesso, e questo ti rimane come eredità, come tesoro per sempre nell'anima, credo. E quindi non a caso tu sei lì, che lui è uno dei più giovani presidenti di queste grandi organizzazioni che ci sono in Italia, e credo che adesso poi magari di due parole su cosa il Covid ha comportato. Voi avete dovuto portare a casa ragazzi dalla Cina, dagli Stati Uniti, raccontaci un pochino, dai, che... Vabbè, ma questo, cioè, evidentemente abbiamo toccato con mano che la pandemia, diciamo, colpiva tutti allo stesso modo, no? E quindi in tutto il mondo, e quindi abbiamo dovuto riportare oltre 2.000 studenti a casa in Italia e poi tutti gli altri nel resto del mondo, e adesso vedremo che cosa succede, insomma, in base anche all'evoluzione della pandemia. Ma quello che dici, secondo me, è molto vero, cioè che quando si vive in un altro posto che non sia la propria casa, si capisce che si possono anche vedere le cose in modo diverso, si può vivere facendo delle cose diverse, ma in fondo siamo tutti parte, diciamo, di uno stesso pianeta e condividiamo tutti gli stessi percorsi sostanzialmente. Può essere diverso il modo in cui poi uno, appunto, li sviluppa, però queste similianze possono essere valorizzate solo se si persegue il dialogo, e quindi proprio anche il mettersi in gioco di fronte all'idea: non è che perché sono italiano sono migliore, perché c'è una cultura millenaria. Purtroppo non è così, in Cina è molto più antica la cultura che hanno, anche se poi l'hanno un po' massacrata e copiata a quella occidentale. Però ecco, secondo me questo è molto importante, perché, come dici tu, la natura passa, cioè la cura della natura passa dalle persone. Quindi se uno si rende conto che il mondo lo costruiamo noi, perché purtroppo e per fortuna, insomma, l'umanità ci ha messo del suo,
Allora, se ce ne rendiamo conto, allora lo aiutiamo. Insomma, se avete un figlio, una figlia, un nipote di 16-17 anni e volete fargli scoprire il mondo, lì c'è Andrea e quindi lo acchiappate. È un'esperienza davvero fantastica, ve lo garantisco. Ecco Giannozzo Bucci, che non ha bisogno di presentazione perché è stato veramente un antesignano della difesa della natura, in particolare della ricerca dell'alleanza tra campagna e città e della rimessa all'honneur, come dicono i francesi, dell'agroecologia. Quindi a te la parola. Devi allora, solo stare un po' più vicino. Sì. Volevo un attimo riprendere una cosa che aveva detto Daniela. Cioè, per me l'encyclica Laudato Si non è tanto un documento politico, è un documento etico che attraversa, partendo dalla tradizione cristiana antica, quindi prima del 1000 probabilmente, attraversa un po' tutte le religioni, cioè le chiama a raccolta su una serie di principi etici, che però va tradotto in senso politico. Io ho una certa età, sono un pochino più vecchio di Grazia. No, è vero, cioè, sono nato prima, quindi... E devo dire che ho masticato per anni questa presa di coscienza. Ognuno di noi che prende coscienza cerca di attuare nel suo personale quello che dovrebbero fare tutti, eccetera, eccetera. Però non basta più. E se l'enciclica Laudato Si è un documento etico per tutti, e non solo per gli italiani, per i cattolici, ma per tutte le religioni, all'etica bisogna mettere a fuoco la politica rivolta all'etica. Adesso tutte le tradizioni politiche sono finite. Prima c'era il Partito Comunista, che aveva una sua tradizione ideologica quantomeno, la Democrazia Cristiana, che anche se era piena di atei, però aveva una sua tradizione, diciamo, nel mondo cattolico. Tutte e due avevano un retroterra sociale, perché il Partito Comunista aveva le case del popolo, aveva le sezioni, eccetera. La Democrazia Cristiana aveva l'Azione Cattolica, le parrocchie, eccetera. Tutto questo non esiste più. I politici non hanno dei referenti altro che le persone importanti, i grossi interessi economici, come accennava anche Grazia prima. Ecco, io penso che dobbiamo farci un progetto politico, non come partito, ma tutte le famiglie politiche, le persone di qualsiasi famiglia politica abbiano appartenuto, devono creare una rete fra di loro su un progetto politico. Un punto chiave primo è eliminare ogni inquinamento dalla terra e dai cibi. Non i biologici, no, da tutti. Quindi là dove si è eliminato l'inquinamento da un pezzo di terra, da una zona, da una bioregione, lì tutti i cibi non hanno bisogno del marchio, perché vengono da lì e non ci sono inquinamenti in quel pezzo di terra, inquinamenti attivi, è chiaro, ci sono quelli della pioggia o cose del genere, ma non inquinamenti attivi, dall'acqua. Ecco, dobbiamo avere un progetto, poi nei confronti ognuno voterà come voterà e tutti dovremo rompere le scatole alle istituzioni perché facciano quello che decidiamo. Quindi a me sembra che dobbiamo fare una rete che fa il progetto politico, perché noi come persone possiamo arrivare fino a un certo punto, ma poi andiamo ai supermercati, troviamo delle cose che non ci dovrebbero essere. La plastica usa e getta non ci deve essere più. Le macchine dovrebbero durare 100 anni, così si attiva l'artigianato di manutenzione. Cioè, bisogna fare uno studio merceologico di quello che buttiamo via e eliminare quello che non può ritornare nei cicli naturali, come il nostro corpo, se va nella terra, rientra nei cicli naturali. Tutto quello che non può rientrare nei cicli naturali dobbiamo eliminarlo. Allora, un progetto simile, per quanto utopistico, o qualcuno lo può considerare tale, impossibile, ma io devo dire, per una battaglia non alta,
per un compromessino che finisce lì. I compromessi si fanno, ma i compromessi sono scalini verso gli obiettivi grandi. E un popolo non puoi attivarlo, non puoi farlo nascere e crescere, non puoi attivare le scuole se non per obiettivi grandi. Ecco, io penso questo. Bravo. E grazie a Giannozzo, perché veramente da tanti decenni si batte per queste cose. Prima erano voci solitarie, adesso finalmente. Grazie, grazie tantissimo. Purtroppo ho anche un ruolo bruttissimo, che è quello di stare un po' nei tempi, quindi chiederei sia a Daniela che a Grazia proprio di dire una parola conclusiva, se magari qualcun altro vuole intervenire. Così mi sa che non abbiamo purtroppo questo tempo. La vorrei lasciare soltanto alla fine per Guidalberto Bormolini, che è l'ideatore, un po' anche il motivo per cui, che ci ha portato ad essere tutti qui, che è stato già citato da Grazia, quindi poi gli chiederei di dire giusto due parole, ma Daniele, grazie, due parole per di chiusura. Una cosa solo, che su quello che dicevate e diceva Grazia del limite, credo che tocchi proprio una questione essenziale, che è quella di imparare a conciliare il desiderio con il limite, perché ciò che noi desideriamo può essere limitato e può essere qualcosa che è in dialogo col desiderio. Non è necessario desiderare ciò che distrugge, imparare che appunto il desiderio è un dialogo con il limite e il consumo è un dialogo con la pietas. Noi possiamo consumare esseri, possiamo consumare persone, possiamo consumare tempo, possiamo consumare ciò che è vivo, possiamo consumare in fondo la nostra possibilità stessa di vivere come persone decenti. E quindi questa idea, secondo me, del consumo in dialogo con la pietas è una radice profonda. Grazie Daniela. Io ho già detto tutto quello che dovevo dire, quindi passo volentieri la parola a padre Guidalberto, che ci darà la sua, si spera, se ce la meritiamo, benedizione. E allora grazie padre Guidalberto. Lo tocco perché sono l'ultimo, però gli ho detto alla Barbara, ma una sera tutta femminile, poi io rovino tutto. Va bene, brevissimo, perché così poi possiamo goderci il fresco di questa serata. E intanto grazie a Daniela e alla Grazia. E c'è bisogno, secondo me, soprattutto di rinnovare tutto quello che abbiamo detto in questi decenni, che mi sembra che è stato un po' quello che ha fatto la Daniela, che ha detto: io venivo da tutta una serie di cose e poi ho scoperto altro. Quello che ha detto la Grazia: ho fatto anni impegno politico diretta, perché se non ci si apre al nuovo, se non si fanno cose nuove, si rischia la morte. Ma è stato poi questo forse il problema drammatico della nostra civiltà, acuito solo dalla pandemia. Abbiamo fatto delle scelte durante la pandemia per cercare di sopravvivere il più possibile, e non è mica detto che per sopravvivere si viva. Questo è il problema, per cui abbiamo fatto delle scelte mortifere di non lasciare le persone vicino a chi soffriva, di non poter celebrare chi partiva, e poi di, sapete, adesso comunque non si entra nella materia, poi mi hanno fatto scrivere anche un libro, poi dopo tanti mi hanno detto non dire tutto perché è ancora troppo il nervo scoperto, ci sono tante cose che la storia poi ci dirà di quest'epoca, che ha lasciato delle ferite profonde, però anche nelle scelte terapeutiche che sono state fatte, nell'agitazione di far sopravvivere qualcuno, lo si è ucciso, purtroppo. È così che funziona. Per cui dobbiamo scegliere la vita, e la vita è cambiamento, è sempre novità, e soprattutto è infinita, perché tutto ciò che è finito non è ecologia integrale. L'ecologia integrale ci apre l'infinito, l'infinito dentro, fuori di noi, e quindi anche una capacità creativa che tante volte abbiamo perduto. Questa poi è molto femminile. Poi mi è piaciuto quando ha detto la Grazia: non è che bisogna essere donne per avere anche un aspetto femminile, e purtroppo ce lo si dimentica. È bello sentire, certo una donna è più facile dire ho pianto, magari è più difficile che un uomo dica ho pianto, però dopo a quattro occhi te lo vengono a dire ho pianto quando il Papa ha parlato, no?
Ecco, perché non lo possono dire? Cioè, ci si vergogna di tante cose che sono vitali e non ci si vergogna di aver distrutto un pianeta. Questo è molto peggio. Ci sfuggono le cose più essenziali, ma soprattutto, e qui chiuderei, ci sfugge l'anima. La Grazia mi ha fatto conoscere Giannella, non lo conoscevo, ma che è stato il direttore di Irone e tutto, no? Siamo stati un po'. Ci siamo sentiti su alcune cose, ma ha mandato una lettera che gli aveva dato, non so come si pronuncia, End, quello che ha scritto La Storia Infinita, mi sembra. Michael End. E raccontava di un episodio di alcuni portatori durante una spedizione archeologica che a un certo punto sono fermati lì e nonostante minacce di tutti i tipi, anche violente, non si sono mossi. Poi sono ripartiti, non c'era la confidenza per chiedergli perché. Quando si è ricucito un po' il rapporto, finalmente gli hanno detto: ma perché siete paralizzati all'improvviso, dopo giorni siete ripartiti? Fa troppa agitazione, troppa frenesia e l'anima era rimasta indietro, abbiamo aspettato che ci raggiungesse. Per cui cerchiamo di farci raggiungere dall'anima, che poi è il respiro, e il respiro è stato messo in crisi dal Covid. Si moriva colpiti nel respiro. E poi dimentichiamo una cosa, non è soltanto che respiriamo l'aria e dobbiamo aver paura perché ce la inquinano, è che respiriamo tutti la stessa aria e quindi siamo uniti dal respiro che è la vita. Quindi c'è un'unione profonda tra tutti i viventi che ci siamo dimenticata, che riscopriamo se respiriamo, e il Covid ce l'ha impedito. E come tutte le cose che ci vengono tolte, ci accorgiamo che sono preziose solo in quel momento. Speriamo che sia definitivo, che ci accorgiamo che respiriamo insieme in un unico organismo vivente cosmico. Grazie Guido Alberto, grazie a Francescato, grazie a Daniela Padoan, grazie al Comune di Scandicci che ha permesso questa serata. Vi aspettiamo martedì prossimo e poi al Festival di Economia e Spiritualità che inizierà a fine agosto. Grazie a tutti, buona serata.